Ministro, al di là delle elezioni presidenziali statunitensi, l'ex presidente Trump si è rivolto in modo critico recentemente con la NATO in merito ai finanziamenti all'Ucraina che non sarebbero abbastanza. È possibile che in questo vertice, con gli aiuti che la NATO sta programmando di dare all'Ucraina, si voglia anche guardare avanti in vista di un possibile ritorno di Trump alla Casa Bianca? C'entra nulla. La campagna elettorale americana, il sostegno a Trump, non è, se non leghiamo sempre tutto a quello che accade, perché una volta facciamo che ci stanno elezioni in Francia, una volta che ci stanno in America, cioè non è che, è chiaro che sono avvenimenti importanti, ma non è che si fa tutto in base al fatto di cronaca, si fa l'impegno perché cioè, l'Occidente ritiene dover utilizzare, di sostenere l'Ucraina per difendere un principio, difendere anche altri paesi che sono confinanti con l'Ucraina, se qualora dovesse essere in base all'Ucraina, correrebbero dei rischi. Questo in più non è finalizzato a quello che farà, chi sarà il futuro presidente degli Stati Uniti. Sarebbe anche una cosa dire mio per la nostra azione.